Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano rese al Signore. È una formula che mi viene spontanea, non è il modo di presentarmi, ma ringrazio Dio veramente tutte le volte, viene proprio dal cuore dire grazie a Dio per la possibilità che ci dà di essere insieme anche adesso. Pare che ripeto le stesse cose, ma per me è una grazia, è un onore, è un piacere, non solo di avere comunione, contatto con te, ma come servire il Signore in un modo così facile, così semplice, così da casa, così in un modo soft, diremmo con parole che si usano, ma si usano tutte queste parole straniere e c'è un miscuglio che non si capisce. Anziché dire soffice, diciamo soft, anziché dire sì, diciamo assolutamente, tutto un insieme di parole che li mettiamo insieme giusto per fare dei suoni un poco diversi. Ma andiamo a noi. Dobbiamo veramente ringraziare Dio perché ci fa essere presenti, ma soprattutto per uno scopo nobile. Perché molti sono presenti in molti posti. Ma tante cose non sono incontri nobili, di sentimenti nobili che ci mantengono puliti, che ci edificano, che ci fortificano. Tutti sono presenti in qualche luogo, però ci sono dei luoghi oscuri, pieni di tenebre, tenebrosi, mentre è un piacere poter condividere la parola, sentimenti nobili, ma attenti, aspetta che ti voglio dire. Non nobili perché li produciamo noi, nobili perché sono arricchiti con la presenza dell'alito di Dio, dello Spirito Santo, che nobilitano anche il nostro cuore perché lo permeano con sentimenti puliti che ci nutriamo quando li meditiamo, quando ne parliamo, quando li pensiamo, ci arricchiscono, ma soprattutto, mentre scendono dal cielo nella nostra vita, ci preparano per il cielo, perché comincia ad essere il linguaggio che noi dobbiamo usare per l'eternità. E perciò vogliamo ringraziare Dio per questo. Credo che abbiamo altri tre o quattro fratelli insieme con noi, ma guardiamo già chi c'è, così ci salutiamo e poi proseguiamo con l'aiuto del Signore, così come lo Spirito Santo ci guida. Però dal canto mio voglio dirti una cosa. In questo spazio di tempo, fatti spazio, in questo spazio di tempo, fatti spazio da lasciare le altre cose, mettiti insieme con noi e ascolta la parola del Signore, nutriti della parola del Signore, crea una connessione diretta fra te e lo Spirito Santo, una connessione diretta fra te e il cielo. Ti voglio ricordare che il Padre Dio è seduto sul trono, Gesù Cristo è alla destra di Dio ed è colui che intercede per te e per noi, è lo Spirito Santo. La terza persona della Trinità, che è un essere senza corpo, quando lo invochiamo, egli viene nella nostra vita e porta indicazioni precise per camminare insieme con il Signore. Diventa la nostra guida, perciò è importante. Però se tu sei un po' là e un po' qua, non fai né quello né questo. In questo spazio di tempo, ascolta un consiglio saggio, non perché te lo dico io, ma perché Gesù dice che colui che fa questa scelta, Gesù la chiama la buona parte, cioè nutriti della buona parte della parola di Dio che condividiamo in questo spazio di tempo. Hai capito bene? Dai, mettiti da parte e andiamo al Signore. Vogliamo pregare insieme? Credo che ci sia qualche fratello, insieme ci deve essere Alfio. Fratello Alfio, pace.
Pace, E poi c'è pastore. pure un altro fratello Pace a nuovo che voi. credo che sia Elio. Elio, sei tu? Pace, pace, fratello Pedrone. È bello da Pace. sentirvi belli Pace, vivi Alfio. con una buona Pace, connessione. Allora vogliamo insieme connetterci con il cielo, vogliamo pregare insieme con quelli che sono con noi dall'altra parte, vista che la connessione è buona, adesso agganciamoci all'altra sopra. Voglio pregare insieme con voi, e insieme con te che sei a casa. Alleluia. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di venire a te insieme con i fratelli qui presenti e con tanti fratelli presenti in giro per il mondo, tante sorelle che siamo nella tua presenza sotto questa grande tenda. Perciò, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, ti preghiamo che lo Spirito Santo influenzi la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere, la nostra casa, il posto dove siamo, le opere che facciamo, i lavori che facciamo. Ti preghiamo, Signore, che possiamo essere tutti influenzati dal tuo Santo Spirito. E a te, Santo Spirito, diciamo, vieni dai quattro venti e soffia quella vita nuova che tu produci nella nostra vita per parlarci. Alimentare ciò che è di tuo e portare risposte appropriate ai nostri bisogni ed interpretaci la parola che viene amministrata, perché tu sei colui che la sa interpretare nel modo più corretto al nostro cuore. Perciò ti invochiamo, ti invitiamo, spandi la tua presenza su di noi e serviti di ognuno di noi per condividere la tua parola. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore. Amen. 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 Mettici un bel amen pure tu, sai, vuol dire così sia, Signore. Voglio stare anch'io in questa riunione per invocare la tua presenza su di me e su di noi. Mettiamoci insieme. Vogliamo partire subito con quello che il Signore ha messo nel cuore al fratello di Stefano, Alfio. Mi senti? Ci sei? Ti Sì, ti sento, facciamo pastore. partire prima, visto che sei al di sopra del Uguale, per fratello, me o eh? prima o dopo, non è un problema, anche il pastore Elio, quello Ma che non è dici che tu. Elio va di No, fretta, no, no? so quanto, anche perché io ero prenotato per le 6, quindi Va tranquillo, bene, dai. allora andiamo Quello che dici avanti. tu. Grazie siano rese al Signore. Fatti guidare dallo Spirito Santo, alleluia. Allora, proprio vedevo poco fa, prima di iniziare la diretta, quello che stava succedendo nel Senato, come ieri abbiamo pregato, come anche oggi si sta facendo, stiamo vedendo che in realtà le nostre preghiere stanno arrivando in porto. Vedevo che già al Senato c'è un subbuglio pazzesco, vedo che sono l'uno contro l'altro, Dio è all'opera, Dio è all'opera, è in continuo cambiamento. Noi vediamo che tutto quello che sta succedendo, è perché vediamo che i cambiamenti stanno succedendo nell'umanità, il Signore è all'opera, le nostre preghiere fanno molto e questo ci rende forte come corpo di Cristo. Più siamo uniti, più la Chiesa è unita, più vediamo che i risultati arrivano. Io credo per fede, perché la preghiera dei molti può fare tanto, che supereremo anche questa fase, questo ostacolo di questa legge che è contro i valori cristiani, però dobbiamo essere anche pronti a qualsiasi cambiamento, ad affrontare qualsiasi cambiamento, come ci ha insegnato il tempo, come ci ha insegnato la storia. E dobbiamo adattarci come corpo di Cristo, come ministeri, come chiese, come singoli, come persone, ad adattarci continuamente ad affrontare la vita. Già così è stato dalla Genesi, dalla creazione. L'uomo ha imparato ad adattarsi a quello che è il sistema di questo mondo. L'uomo passò da single come Adamo ad essere famiglia. E se leggiamo nella Bibbia, proprio dall'inizio, degli arbori della creazione, in Genesi capitolo 2, verso 21, se la regia mi aiuta con i versetti, Genesi 2,
capitolo 2, verso 21. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò, prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. Fino al verso 24. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo iniziò da solo, fu creato primo Adamo, poi nel tempo si è dovuta adattare a un'altra compagnia che era Eva. Dio creò Eva per essere una compagna per Adamo. Dio la prese dalla costola di Adamo e da una parte dell'uomo e l'ha data all'uomo stesso. E poi la Bibbia dice sempre che l'uomo, sempre in Genesi, lascerà padre e madre e si unirà alla moglie ed esse saranno una sola cosa. E senza la donna l'umanità non avrebbe funzionato. Cioè, abbiamo iniziato con un uomo single, siamo arrivati alla famiglia. C'è stato un cambiamento e l'uomo di continuo si è dovuto adattare a questo cambiamento. Non sappiamo molto di come funzionava la famiglia nell'Eden, perché fu espulsa dall'Eden, ma sappiamo che si è dovuto adattare a un ambiente ostile che non era l'Eden. La parola adattamento è quello che oggi sta preoccupando tanti nell'umanità. È un sistema inventato per sopravvivere ogni giorno nella vita. Adattarsi ai cambiamenti è la capacità di resistere e non fallire. E l'uomo, voglio essere ripetitivo in questo, si è sempre adattato a cose e ambienti per poter sopravvivere. Prendiamo l'esempio del popolo tibetano che vivono in una quota molto alta, 3.500 metri, e nel tempo, come popolo, ha ereditato un meccanismo di protezione dagli effetti della mancanza di ossigeno sui loro tessuti muscolari. E riescono a vivere in quelle quote. Non sono, hanno un ambiente ostile, l'ossigeno pesante, ma nel tempo si sono adattati a quell'ambiente. E nella storia dell'umanità ci sono stati diversi cambiamenti. Siamo passati a un'era chiamata del digitale, come oggi noi ci stiamo trovando, che ci ha colpito in un modo veloce, soprattutto con il Covid. Tanto è cambiato. Ci vedevamo molto spesso di presenza, ora con il digitale ci vediamo più spesso, ma a distanza. Il modo di comunicare è cambiato, il modo di vivere è cambiato, il modo di giocare dei bambini è cambiato. Ma c'è stata una grande necessità di adattarsi per non restare fuori. Anche gli uomini anziani hanno dovuto adattarsi per rimanere in corsa al cambiamento di questo mondo con l'era digitale. Vedo tante persone che ora conoscono il cellulare, mentre prima non sapevano come entrare su alcuni canali. Tutto cambia e si evolve, però è importante adattarsi per non restare fuori. Già nella Bibbia noi lo vediamo in Ecclesiaste. Salomone dice in Ecclesiaste capitolo 3 verso 1: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Per tutto c'è il suo tempo per vivere, tempo per morire, tempo per gioire, tempo per essere triste, tempo per avere relazioni umane. In una maniera e in un'altra maniera, anche le relazioni umane sono cambiate. Il matrimonio sta subendo adattamenti, come lo stiamo vedendo e lo stiamo seguendo in questi giorni. La vita in generale sta subendo cambiamenti. I bimbi
crescono in fretta e diventano adulti in anticipo. Ecco perché dobbiamo adattarci anche a questo e mostrare un linguaggio di amore, di affetto più vicino a loro. Perché tutto è un processo di cambiamento. Purtroppo il cambiamento, qualsiasi cambiamento, non è facile. Stare con un'altra persona in un matrimonio non è facile, però è bello. Una brutta cosa è affrontare da soli la vita, però stiamo vedendo che oggi, più che mai, affrontare la vita insieme a una persona è diventato difficile. E affrontare proprio questo argomento del matrimonio, della solitudine, del dolore del divorzio, sta portando a tante persone a non sposarsi più, a rimanere soli. Bisogna adattarsi a tutto quello che sta arrivando. Bisogna adattarsi e vivere insieme, anche se non è facile. E dare e ricevere amore. Dobbiamo adattarci anche a una crisi economica. Siamo stati nella comodità, ma abbiamo visto oggi anche questo cambiamento, che con questo Covid stiamo subendo ogni famiglia, ogni persona, una crisi economica. Ma dobbiamo prendere quello che abbiamo e farne tesoro. Perché lo abbiamo visto anche sotto il cielo, in ogni estate possibilmente può scoppiare una pioggia senza che noi l'abbiamo previsto. A volte in una famiglia nascono situazioni, vengono al mondo dei figli che cambiano la nostra vita, la nostra economia, ma tutto questo dobbiamo riuscire con la grazia di Dio ad adattarci. Dobbiamo adattarci al cambiamento veloce della propria vita. Noi abbiamo esempio di uomini di Dio che hanno dovuto adattarsi al cambiamento della propria vita. Vedi Abramo, Giacobbe, Giuseppe, i discepoli. Abramo da uno stile di vita passa ad un altro stile di vita. Giacobbe dalla sua comodità in famiglia ha dovuto scappare. Giuseppe dalla comodità in famiglia è stato venduto dai fratelli, ma si è dovuto adattare. Perciò molti uomini di Dio, non solo oggi noi, con più frequenza, hanno dovuto adattarsi al cambiamento della vita. Abramo, chiamato l'uomo della fede, fu un uomo di quelli che si è dovuto adattare tante volte nella vita. Ha dovuto lasciare la sua terra, lasciare la sua famiglia, gli amici, la compagnia, una cosa impegnativa per lui, ma alla scelta del cambiamento Dio lo portò e gli dimostrò che i piani che aveva per lui erano piani più grandi. E se noi leggiamo in Genesi capitolo 12 verso 1, il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti malederà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Nel cambiamento abbiamo il Signore con noi. E se Dio ha iniziato un'opera buona in noi, la porterà a termine con benedizione. E nel cambiamento il Signore sarà con noi. Egli è la nostra avanguardia, la nostra retroguardia. Ed ogni grande sfida che noi andremo a affrontare nella nostra vita, arriva una grande promessa di benedizione per noi. E la vita è fatta di tante sfide. Il nuovo processo di cambiamento, di lasciare tutto, ti porta ad avere fede in un grande Dio che si prenderà cura di noi. Come dice l'Apostolo Paolo,
alla lettera ai Romani, al capitolo 4, verso 13. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondono sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede. Quello che dobbiamo prendere è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quelle che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede d'Abramo. Egli è padre di tutti noi. Verso 17, come è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Fino al verso 20. Egli sperando contro speranza credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Senza venir meno nella fede, nelle sfide io metto, senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni e che Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa, Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato. Davanti alle promesse di Dio non vacillò, ha avuto fiducia in quelle promesse. Amati fratelli, Dio ci spinge ad adattarci quando abbiamo chiesto di fare cose più grandi di noi. Il Signore ti vuole fare grande nelle sue cose, ma per farli devi cambiare e crescere, devi passare per il processo, devi passare per un processo, come fece Gesù. Gesù ha dovuto passare per un processo per fare le cose grandi del Signore. E se noi leggiamo in Genesi, in Giovanni 7:33, alle feste delle capanne, noi vediamo una cosa importante di come Gesù passò il processo. E il processo non si può passare nella comodità, perché siamo stati abituati a troppa comodità. E quando c'è un cambiamento non ci piace essere scomodati. In Giovanni 7:33 vediamo questa fase importante di Gesù. Dice così: perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque che non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci e a insegnare ai greci? Gesù gli stava dicendo che con lui c'è sempre un continuo cambiamento. E poi più avanti vediamo che Gesù parlò dello Spirito Santo che dovevano ricevere per chi credeva in lui. A verso 38 dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Li stava preparando a un'azione più grande, a un tempo più grande, a una situazione più grande. E dopo aver parlato con loro, sapete come finì in questa discussione? Che in cambio di seguire le indicazioni di Gesù, al verso 53 è scritto così: e ognuno se ne andò a casa sua. Invece Gesù, dopo quella discussione, dopo averli preparato di un cambiamento, di qualcosa più grande, dice Giovanni capitolo 8 verso 1, mentre loro andarono a casa nella comodità, Gesù, in Giovanni capitolo 8 verso 1, se la regia lo mette, Gesù andò al Monte degli Ulivi. E verso 2:
All'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò con lui ed egli sedutosi li istruiva. Vediamo questi due casi. Mentre Gesù stava passando dal processo, tutti sono andati a casa propria, ma Gesù andò al monte. Questo ha un grande significato. Si è dovuto adattare al processo. Gesù dalla comodità di essere figlio di famiglia alla preparazione della croce. Prima o poi la notte arriverà e abbiamo un confronto su dove è la nostra croce. Là passi il processo. I discepoli andarono alla casa che rappresenta la comfort, la comodità, la sicurezza, come oggi tanti stanno facendo. In cambio di andare in un combattimento più afferrato contro una società ostile, con leggi che stanno cambiando, con situazioni pesanti, vediamo le chiese vuote e la gente a casa comodi. Gesù li stava avvisando che c'è un tempo che dobbiamo toglierci dalla comodità e prendere la propria croce e seguirlo. Molte persone, quando viene la sera, corrono al proprio conto corrente, al psichiatra, tornano indietro nella loro fede, dormono nelle loro case perché non vogliono affrontare le sfide, il cambiamento. Gesù invece andò al Monte degli Ulivi, lì e passò il processo. Il Monte degli Ulivi raffigurava la violazione, la privacy o l'intimità con il Padre, l'avanzamento della sofferenza della croce, l'intercessione, la maturità, l'estrema sensibilità. Il Monte degli Ulivi era conosciuto come il Monte dell'Unzione, perché da lì hanno preso l'olio per ungere il re. Nella parola di Dio. Il processo ha come avveniva per estrarre questo olio? Si faceva la raccolta degli ulivi scuotendo l'albero, poi cadeva per terra quest'ulivo, quell'ulivo maturo, veniva estratta l'olio, in poche parole premevano l'ulivo e usciva l'olio. Il monte degli ulivi era il mondo dello scuotimento o dello sbattimento. Allora è lì che Gesù cominciò a sopportare il peso della croce. Tutti oggi vogliamo un evangelio di comodità e nessuno vuole passare sul monte degli ulivi. Molti vogliono l'unzione del monte dello scuotimento, ma non vogliono lo scuotimento del monte. Tutti vogliamo l'unzione, la benedizione, ma nessuno vuole passare per il processo. E nel cambiamento il processo è obbligo. L'efficacia dell'unzione, che è potenza di Dio, avviene attraverso il processo. E quando in Luca 4:18 si presenta con questa unzione passando il processo, Gesù parla in questa maniera: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Dal processo di scuotimento, di oppressione, di pressione, è uscito fuori potenza per andare ad evangelizzare, per liberare le persone dalla prigionia, dalla schiavitù del diavolo, per dare recupero ai visti ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. Cara Chiesa, cari fratelli, cari amici, l'incertezza si pone davanti al cambiamento, ma può essere gestita bene se si ha fede nel processo di Dio. Inizia a dichiarare che in questo cambiamento, anche se le cose sono così pesanti, starò bene.
prospererò nella mia vita. Così è stato in Abramo. All'inizio non aveva figli per diventare una grande nazione, come Dio aveva promesso. Ma per quelle parole che Dio le aveva dato, lui ha avuto fiducia e in quella situazione i progetti di Dio si sono realizzati. Abramo molte volte si è dovuto adattare alle benedizioni di Dio, ma credeva fino alla fine. Perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. E Dio benedirà te e la tua casa anche in questo tempo di cambiamento. Uno degli adattamenti per ricevere benedizione da Dio è cambiare prima noi stessi nel modo di dare e ricevere. Pietro ha dovuto adattarsi nella sua vita per crescere nella fede. All'inizio camminò sulle acque. Al comando di Gesù, quello era ricevere da Gesù. Ma dopo, quando ha ricevuto lo Spirito Santo e ha passato il processo, ha dovuto dare. Abbiamo ricevuto tanto da Gesù, ma oggi c'è il cambiamento di dover dare. Dobbiamo raggiungere i perduti con l'unzione che il Signore ci ha dato. Prenditi cura del tuo sviluppo, prenditi cura del tuo cambiamento. Nella tua anima, nel tuo spirito e nel tuo corpo, e utilizzalo in un modo meglio per il Signore. E infine Dio disse ad Abramo, nel cambiamento che c'è stato, nel processo che lui ha passato, nella fiducia che lui ha avuto, tutte le famiglie saranno benedette in Abramo. E ogni maledizione, disse, io maledirò chi ti malediterà e benedirò chi ti benedirà. Dobbiamo adattarci in modo da imparare a vivere lasciando indietro il passato. Le cose vecchie sono passato, tutto Dio farà nuovo. Non resistere ed accapparti a questo sistema, a queste comodità che ti fanno sentire a tuo agio. Questo rende il processo bloccato e se il processo è bloccato, le benedizioni non possono arrivare. Se la tua famiglia o vita sta attraversando un processo, un cambiamento, ringrazia Dio che l'adattamento è necessario. Chiedi a Dio in questo tempo di aprire nuove porte. Ma la prima porta che si deve aprire è nella tua mente, nella tua comprensione, è che l'amore di Dio prevale su qualsiasi difficoltà. Lo voglio ripetere. Cambia modo di pensare e sappi che in ogni difficoltà, in ogni cambiamento, Dio prevale. Chiedili di venire a te, di conformarti al suo amore, non a questo mondo. Di darti sapienza per dominare la tua vita, la tua casa, i momenti difficili, e dichiara che nel nome di Gesù il buio è lontano, è passato. Oggi sono più che vincitore in Cristo Gesù, nella mia casa, nel mio matrimonio, nella mia famiglia, nella mia casa, nel nome di Gesù. Perciò il cambiamento è importante, passare il processo è importante e sappi, per quello che tu stai vivendo, Dio è sempre con te e non ti lascerà mai solo. Voglio pregare, finire pregando. Signore Gesù, voglio pregare e chiederti un aiuto in questo istante per ogni persona che sta subendo un cambiamento nella propria vita. Possibilmente si trovava in compagnia, ora è solo. Aveva un'economia, oggi ce n'è un'altra. Aveva salute, non ha salute. C'è stato un cambiamento. Signore Gesù, voglio pregare anche per i cambiamenti che subirà il tuo popolo, come lo è stato nel passato.
un processo, una strada, un percorso ci sarà, ma tu non hai mai abbandonato il tuo popolo e mai ci abbandonerai. Tu sei la nostra avanguardia, la nostra retroguardia. Tu hai aperto il cammino davanti, Signore, hai fermato i nemici di dietro. Tu sei stato sempre con noi, Signore, in ogni momento della nostra vita. Vieni su di noi, aiutici in questo cambiamento. Dacci la forza per proseguire, dacci la forza nel processo. E se anche stiamo passando un momento difficile, fa che questa croce la possiamo portare e andare avanti. Tu hai detto di può dare a te il nostro giogo che è pesante e prendere il tuo che è leggero. E così vogliamo fare, Signore. Grazie per quello che tu sei e per come tu intervieni per noi e non ci lascerai mai soli. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Gloria a alzo. Gesù. Dio ti benedica. Voglio dare un consiglio a quelli che sono a casa, quelli che state insieme con noi. Quando è il momento di preghiera, dobbiamo vigilare perché possiamo prendere l'abitudine di piegare la testa senza pensare a niente. È un grave difetto questo. Sai, io posso fare così, posso fare così. Posso fare così? Senza metterci il cuore. Questa non è preghiera, è una mossa. Quando ascoltiamo con interesse, pregando dentro di noi che il Signore ci parli, quando preghiamo, quel poco che abbiamo compreso, chiediamo al Signore che lo stabilizzi nella nostra vita, di volta in volta, e così vedrai che man mano il cuore si esercita ad imparare di cercare ogni volta Alleluia. che il Signore confermi quel pezzettino che, e man mano lo digeriamo, poi lo ruminiamo e poi lo digeriamo, e così incorporiamo le cose che vengono dette, insegnate e che vengono dalla parola di Dio. Io qualche volta ho timore perché vedo che succede spesso, succede in qualsiasi buona famiglia, che stiamo tutti presi dalla preparazione del cibo con il telegiornale acceso, giusto facciamo a volte. Dai, preghiamo, finita la preghiera, non abbiamo fatto niente, abbiamo preso in giro Dio. Non dobbiamo fare così, dobbiamo imparare quando preghiamo, sorella, dovunque ti trovi, veramente una riconcentrazione su noi stessi, Signore. Mi hai fatto ascoltare delle verità che sono vere nella mia vita, ti prego, fammi comprendere come posso metterle ad effetto dentro di me. Ti raccomando, noi per questo il Signore ci ha chiamato a piano piano a costruirci sulla base della parola di Dio. E non è mai troppo tardi, dici, ma io non sono un cristiano, non sono nato di nuovo. Non è mai troppo tardi per poter accettarlo nella vita e ti cambia la vita immediatamente. Perciò dobbiamo avere quella tendenza di assorbire, dobbiamo essere come spugne, gloria al Signore. Stai attento, frate, stai attenta, sorella, che possiamo prendere delle abitudini. Io lo vedo su me stesso. Mi metto così, tu pensi che prego e io penso a un'altra parte. Che sto facendo? Sto ingannando me stesso. Faccio la mossa, diciamo noi. Tutte le volte impariamo a costruirci in questo modo davanti al Signore. Ebbene, grazie fratello Alfio. Adesso avevamo il fratello Elio che era già qui. Allora, fratello Domenico, ti facciamo aspettare un poco. Va bene, è Diamo giusto che aspetti. la precedenza al fratello Elio, perciò Elio, dico bene, sentiti libero. Hai sentito? C'è un campanello che suona. Quando è che arrivi ad un certo momento? Faglielo sentire, così impariamo tutti. No, Quando è la prima volta. sentiamo le campane, passano le pecore. L'hai E sentito? noi quelle siamo, pecore, L'hai pecore del sentito? Signore. Sì.
Sì, l'ho Al sentito, sì. massimo noi pastori siamo cani da pecore, che portiamo le pecore verso i pastori. Alleluia, Grazie, Signore. grazie fratello Pedrone. E ancora un saluto da parte mia, nella pace del Signore. Buonasera a tutti voi, sia sì, a voi dello staff e a tutti coloro che sono in ascolto. Alleluia. Io ringrazio il fratello pastore Pedrone per l'invito che mi ha rivolto. E ringrazio ancora il nostro Signore per l'occasione che mi ha voluto concedere ancora questa sera di poter parlare di Lui, della Sua parola attraverso questo canale. Alleluia. E che sia veramente un canale di benedizioni verso tutti coloro che ascoltano. Bene, non mi voglio prolungare, ma voglio andare subito a quello che è il messaggio, la parola che Dio ancora ha voluto preparare per noi questa sera, in questo momento. E voglio leggere in Romani, nell'Epistola ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12, e leggeremo fino al versetto 21. Alleluia, Dio sia lodato. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Se puoi andare avanti con la regia. Altrimenti, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio è il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte è regnata a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare le trasgressioni, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata.
affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo per un attimo abbassare il nostro capo e invocare la benedizione di Dio sulla sua parola. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Signore Dio, tu ancora in questo istante, come già hai fatto, vuoi parlare attraverso la tua parola ai nostri cuori. Signore, e fa che i nostri cuori possano essere pronti, preparati a ricevere da te, Signore, quello che tu, Signore, ci vuoi donare. Alleluia. Oh, gloria al tuo nome. Signore, mi presento davanti al tuo cospetto come un canale, Signore, e ti dico, usati di me, Signore. Usa la mia bocca, la mia mente, tutto quanto il mio essere, Signore, affinché il tuo spirito possa agire, innanzitutto nella mia vita, nel mio cuore e di tutti coloro che ascoltano questo canale. Signore, benedici grandemente, benedizione su tutti, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, gloria a te, Signore. Bene, abbiamo letto nel libro, nell'Epistola ai Romani, capitolo 5, dove l'argomento è trattato, il tema dell'argomento, tratta proprio la condanna a causa del peccato e per mezzo di un uomo, e questo uomo è chiamato Adamo, il primo uomo, e parla pure della giustificazione, della assoluzione della condanna, sempre attraverso un uomo, ma questa volta quest'uomo si chiama Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a te, Signore. Quindi ci presenta due uomini, due capostipiti con due valori diversi. Il primo uomo tratta la disubbidienza. Disubbidienza a Dio. Il secondo uomo, Gesù Cristo, è invece tratta l'ubbidienza a Dio. Ma andiamo a vedere cosa produce la disubbidienza. La disubbidienza produce la trasgressione. Produce il peccato, il giudizio, la condanna. E il fine di tutto questo è la morte. Non solo la morte fisica, ma anche la morte spirituale. Alleluia. Mentre per l'uomo Gesù, Gesù Cristo, alleluia, colui che è stato ubbidiente fino alla fine, fino alla morte, tutto ciò ha prodotto il dono, la grazia, la giustificazione, l'assoluzione della condanna e come fine la vita eterna. Alleluia. Ma andiamo un po' a conoscere più da vicino questi due uomini
qualche modo hanno fatto veramente la storia dell'umanità. L'uomo Adamo, l'uomo Gesù. E vogliamo andare a vedere e a leggere qualche passo sempre della scrittura per cercare di capire chi era Adamo. Alleluia. Vogliamo leggere in Genesi, capitolo 1, il versetto 27, dove dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Alleluia. Gloria a te, Signore. Con il fratello, con il pastore Alfio, non ci eravamo messi d'accordo assolutamente, non ci avevamo nemmeno sentiti, ma è lo spirito che ci accomuna, che in qualche maniera stiamo toccando un po' gli stessi tasti, anche con, diciamo, discussioni diverse. Gloria al nome del Signore su tutto questo. Questo veramente è lo spirito, il movimento dello spirito che ci accomuna. Dio creò l'uomo a sua immagine, quindi stiamo parlando della creazione. E noi sappiamo che l'uomo è stato creato l'ultimo giorno della creazione, perché Dio creò tutto nell'arco di 6 giorni che non corrispondono ai nostri giorni, perché Dio è eterno. Alleluia. E la scrittura ci fa capire che per Dio un giorno è come 1.000 anni, 1.000 anni è come un giorno, cioè non esiste il tempo. Dio è eterno. Alleluia. E per darci delle indicazioni a noi, per farci capire, per farci comprendere, usa questa terminologia. Alleluia. Ma il giorno di Dio è l'inizio di una cosa, la fine di una cosa. Primo giorno, alleluia. E arriva al sesto giorno, l'ultimo giorno della creazione, no? Dopo che aveva creato tutto quello che aveva creato. E cioè il giorno prima del riposo. Perché il settimo giorno la scrittura ci insegna che Dio si riposò. È l'ultimo giorno della creazione. Dio vuole fare qualcosa di straordinario, qualcosa di meraviglioso, che andava al di sopra di tutto ciò che aveva creato. E lo fece prendendo un pugno di argilla o di polvere, lo modella, alleluia, lo plasma, ne fa l'uomo. Ma fece qualcosa che va oltre tutto ciò che aveva creato prima. Cioè, Dio soffia il suo spirito, il suo alito all'uomo. Alleluia. Cioè, Dio ci dà una parte di se stesso all'uomo. Alleluia. Ed è per questo motivo perché abbiamo ricevuto una parte dell'essenza di Dio, che l'uomo è divenuto eterno, perché Dio è eterno. Alleluia. L'uomo era stato creato per vivere per sempre. Gloria al nome del Signore. E Dio, quando finì la sua opera, era molto contento, era molto felice. L'uomo era diventato, come si suol dire, il suo capolavoro, il tocco dell'artista. Alleluia. E fece, preparò qualcosa di stupendo per l'uomo, un giardino
dove non mancava niente sulla terra. Alleluia. E lo mise in quel giardino dell'Eden, paradiso terrestre. E gli disse: vedi, tutto quello che c'è qua è tuo. Godini. Alleluia. Una cosa sola ti dico. Se noi andiamo a leggere sempre nel libro della Genesi, nel capitolo 2, leggiamo dal versetto 16 e 17, dove dice: Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Alleluia. Dio ha creato l'uomo, la sua meraviglia, l'ha messo in questo giardino e l'ha reso libero. Libero di scegliere. Tutto era a sua disposizione. Ma Dio, per il bene dell'uomo, aveva dato un ordine, un consiglio, perché Dio sa qual è il nostro bene. Ma non lo obbliga. Dio non rende schiavo nessuno. Dio ti lascia nella tua libertà. Devi essere tu a decidere. Se scegliere consiglio di Dio oppure viceversa, disubbidire. Alleluia. Tutto è tuo. Vedi, c'è solo un albero. Del frutto di quell'albero, della conoscenza del bene e del male, non ne prendere, non ne mangiare. Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, Dio era stato chiaro. Per certo morirai. Alleluia. Ma l'uomo, ahimè, cadde nella tentazione del maligno. Sappiamo che il maligno lo tenta e l'uomo cadde e prese di quel frutto e ne mangiò. Alleluia. E ora si era avverato perfettamente ciò che Dio aveva detto, perché Dio non mente. Dio è fedele, Dio è verace. Alleluia. Gloria a te, Signore. Dio amava, sapete, andare a trovare l'uomo in questo giardino. Scendeva dal cielo e andava a discutere, a parlare, a chiacchierare, a passeggiare con l'uomo, con Adamo. E anche Adamo piaceva stare con Dio, piaceva stare alla presenza di Dio. Ma quanto Adamo disubbidì, ecco, Dio scende ancora in quel giardino. Dio cerca Adamo, ma non lo trova. E Dio continua a cercare. E nel capitolo 3 del versetto 9 troviamo scritto che Dio cercava e quando non trovò Adamo, Dio il Signore lo chiamò. Chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Adamo, dove sei? Alleluia. Adamo era caduto nel peccato e di conseguenza il peccato aveva procurato il giudizio, la condanna e la morte. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Ed ecco di conseguenza il peccato è entrato a far parte
dell'umanità. Ma ora bisognava vincere questo peccato. Bisognava che qualcuno potesse fare qualcosa, ma questa qualcosa era un donare se stesso, la vita di un uomo come sacrificio per il peccato. Alleluia. Ma doveva essere un uomo che non aveva commesso peccato, un uomo che doveva essere puro, ma non si trovava un uomo del genere in tutta la terra. Perché, dice la scrittura, tutti hanno peccato. E Dio, vedete, non ci lascia, non ci abbandona, ma nel suo immenso amore pensa e studia da subito un progetto, un disegno, come poter riscattare l'uomo alla quale era caduto in questa trasgressione. Alleluia. E l'unico, alleluia, a poter fare tutto ciò era il suo unigenito figliuolo, Gesù Cristo. L'unico che ci poteva riscattare. Gesù Cristo, essendo Dio, vero Dio, si fece vero uomo ed è venuto qui, sulla terra, affinché i nostri peccati fossero cancellati per mezzo di un uomo, e quell'uomo chiamato Gesù. Ma vogliamo andare a leggere qualcosa nell'Evangelo di Giovanni? Alleluia, capitolo 1, leggerò alcuni passi della scrittura per capire chi era Gesù. Capitolo 1, versetto 1 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Sta parlando di Gesù, Giovanni. Giovanni è discepolo di Gesù che scrive sotto l'impulso dello Spirito Santo, alleluia, perché lui aveva constatato con mano, aveva toccato con mano. E ancora nel versetto 14 dice: la parola, quello che era la parola nel principio, cioè Gesù, è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia, di verità. E noi abbiamo contemplato, dice Giovanni, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre. Poiché, ancora nel versetto 17, per brevità, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. E ancora Giovanni, al versetto 29, poteva dire, alleluia, il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, fa un'esclamazione, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia. Ecco, era pronto il progetto di Dio. Ecco che il piano della salvezza, il piano salvifico di Dio, era pronto attraverso Gesù. Gesù è venuto sulla terra ed è venuto come uomo circa 2000 anni fa. Alleluia. Ma ha dovuto immolare la sua vita in su quel duro legno della croce su Golgota, dove le sue mani venivano trafitte. Alleluia. Le sue mani aperte sulla croce per abbracciare
e dare vita a tutti coloro che vogliono credere in Lui e lo vogliono accettare come Signore e personale Salvatore. Alleluia. Infatti, nel capitolo 3, nel versetto 16, ancora possiamo leggere: perché Dio ha tanto amato il mondo. Alleluia. Quando parla del mondo, non parla delle cose, ma parla delle persone. Dio ha tanto amato il mondo, Dio ha tanto amato tutte le persone, tutte. E ha dato il suo unigenito, unico figlio, alleluia, per tutte le persone del mondo, affinché chiunque crede, è per tutti, è a portata di tutti la salvezza. Ma bisogna credere nel sacrificio di Gesù Cristo, bisogna accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita. E allora, se tu credi, tu non perirai, ma in te abiterà la vita eterna, perché è il Signore che te l'ha procurata, Gesù Cristo. Alleluia, gloria a te. Ritornando al libro dei Romani, del capitolo 5 che abbiamo letto, troviamo che il primo contrasto è quello tra la trasgressione di Adamo e il dono di Cristo. A causa della trasgressione del primo uomo, cioè d'Adamo, molti uomini sono morti. Ma il dono si riversa abbondantemente su molti. Il dono è la meravigliosa manifestazione della grazia di Dio che si è riversata su una generazione di peccatori. Alleluia. Il dono della vita eterna attraverso Gesù Cristo è offerto a molti. Alleluia. Cioè a tutti coloro che credono. Quindi per una sola trasgressione, per la trasgressione di Adamo, il giudizio, alleluia, inevitabilmente si è prodotto, alleluia, e c'è stato un verdetto di condanna. Ma il dono di Cristo, al contrario della condanna, dopo molte trasgressioni, alleluia, ci ha dato un verdetto di assoluzione. Il primo uomo la condanna, il secondo uomo, Gesù Cristo, l'assoluzione della condanna tramite la sua morte vicaria sulla croce. Per la trasgressione di uno solo, la morte ha regnato. Alleluia. E per il dono della giustizia, un dono di grazia sovrabbondante, tutti i credenti regneranno nella vita per mezzo di quell'uno, cioè Gesù Cristo. E quindi quello che possiamo ancora capire è che per la disubbidienza di Adamo, la disubbidienza di Adamo al comandamento di Dio, molti sono stati resi peccatori, ma viceversa, così anche per l'ubbidienza in Cristo, i molti saranno dichiarati giusti, saranno giustificati.
È la grazia di Dio, però, ci dice, si dimostra, che è più grande del peccato. Infatti, la parola ci insegna che dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. Là, sul Golgota. La grazia è sovrabbondata. Alleluia. Allora, alcuni si possono pure chiedere perché Dio ha permesso che il peccato entrasse nel mondo. Dio non l'ha permesso. Dio non vuole che l'uomo pecca. Dio non ha niente a che fare con il peccato. Gloria al nome del Signore. Ma Dio ha voluto lasciare libero di decidere. Ci ha dato piena libertà. Sta a noi accettare il consiglio di Dio o disubbidire. Adamo ha disubbidito e la disubbidienza ha portato a questo. Alleluia. Mediante il sacrificio di Cristo, Dio Padre ha ricevuto più gloria, perché la grazia è sovrabbondata. Dio trasforma le situazioni. Alleluia. Dio dal niente fa quello che vuole. Alleluia. Ne trae qualcosa di buono. Alleluia. E quindi Dio, attraverso il sacrificio di Cristo, ha avuto più gloria, ma non solo Dio, anche gli uomini hanno potuto ricevere più benedizioni. Alleluia. E infatti, ora noi in Cristo ci troviamo in una condizione migliore di prima. Alleluia. Quindi perché ci troviamo in una condizione migliore? Perché ci ha dato la possibilità, attraverso il sacrificio di Cristo, di diventare figli di Dio. Mentre prima eravamo solo creature, ora siamo divenuti figli di Dio per il sacrificio di Cristo. Alleluia. Ma non solo figli, ma siamo diventati eredi di Dio e coeredi di Cristo. Alleluia. Gloria a te, Signore. E in più, il Signore ci ha fatto una promessa. Non più la terra come era il giardino dell'Eden, ma ora Dio sta preparando una casa per ognuno di noi nel cielo. Una casa celestiale. Alleluia. Dio sta preparando luoghi meravigliosi nel cielo. Alleluia! E non solo, ci ha promesso anche che i nostri corpi saranno trasformati da corpi naturali, da corpi mortali, in corpi celestiali. E andremo a stare sempre alla presenza del nostro amato Gesù Cristo, per sempre. Alleluia, vivremo una vita in comunione, alleluia, dove non ci sarà più morte, non ci sarà più pianto, non ci sarà più dolore, ma vivremo nella gioia, nella pace, nell'amore, alleluia, dove il Signor Gesù regnerà, alleluia. E queste benedizioni ci sono elargite soltanto grazie all'opera di redenzione compiuta dal nostro amato Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dio ci benedica. Grazie, grazie, fratello Elio. Dio ti benedica e grazie per la spiegazione molto chiara. Io spero che tu che sei a casa hai compreso questo concetto di salvezza che
è più facile di quanto pensiamo o di quanto possiamo pensare. Bisogna appropriarsene attraverso la nostra volontà. È la nostra volontà che si deve aprire per ricevere questa grazia. Grazie, Dio ti benedica. Se hai impegni, puoi lasciare, se invece puoi restare, ci fa piacere. Ed ora abbiamo il fratello Domenico, fratello Domenico, Scutifero. Pace. Scutifero, io mi sbaglio sempre con te, Scutifero. quindi è meglio che mi sopporti, non ti preoccupare. Scutifero. Vai tranquillo. Ok, bentrovati a tutti e pace del Signore. Che dire, è una benedizione stare insieme e penso che chi magari in qualche modo, anziché andare in giro, andare al mare, sta qui collegato con noi, è un incoraggiamento. Io ringrazio veramente tutti i fratelli che ci stanno seguendo in preghiera perché ecco, questa unione è veramente la nostra forza. E soprattutto lo Spirito di Dio, la nostra forza. Amen. Allora, comincio subito con dei primi versetti che si trovano in Daniele, capitolo 6, i primi versetti. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi, distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re va di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Ci fermiamo un attimo perché voglio che, ecco, riflettiamo su queste parole. In lui vi era uno spirito straordinario. Questo dà un po' titolo al mio messaggio. Questo perché? Perché in lui c'era lo spirito di Dio. E io ti voglio dire questo, ecco, bruciando un po' i tempi questa sera, ti dico che in te, se tu credi in Dio e hai accettato Gesù come personale salvatore, in te c'è uno spirito straordinario. Ecco, non è uno spirito comune, non è qualcosa di solito, ma è uno spirito straordinario. E dico, questo spirito straordinario che cosa vuol dire? Che proprio nei momenti più difficili, quando veramente sembra che nella nostra vita arrivi la disfatta e tutto, quello spirito straordinario ti risolleva. Non è lo spirito umano che è comune a tutti gli uomini, ma è lo spirito di Dio. E io ti dico questo stasera, sei stato salvato. Sei stato ripieno di Spirito Santo e magari anche hai avuto il battesimo nello Spirito Santo, quindi non hai avuto poco, ma hai uno spirito straordinario. E prima di procedere voglio che preghiamo insieme, poi leggeremo ancora altri versetti, e quindi cominciamo già con il ringraziare il Signore, poi proseguiamo la nostra lettura. Amen. Signore, grazie per la tua parola, per l'incoraggiamento che noi riceviamo ogni giorno da te. Signore, noi ti ringraziamo per questo spirito straordinario che è il tuo Santo Spirito, Signore. Ti chiediamo già in questo momento che tu possa raggiungere ognuno di noi che è collegato, Signore, ma anche ognuno che ci sta seguendo attraverso la TV, attraverso i social. Signore, che questo spirito straordinario quest'oggi consoli i nostri cuori perché noi vogliamo innalzarti e benedirti. Amen. Benedici la tua parola, Signore. Alleluia. Allora, proseguiamo dal versetto 4, avevamo letto fino al verso 3 compreso, quindi ancora il capitolo 6 di Daniele. Bene. Allora i capi e i satrapi cercarono un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Allora
Capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: «Vivi in eterno, o re Dario!» Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque, per un periodo di 30 giorni, rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Leggiamo anche il verso 11. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Indovinate un po' che cosa faceva Daniele. Fermiamo un attimo qui la lettura. Ho ripreso un po' il libro di Daniele perché ieri l'ho accennato durante la staffetta di preghiera. Ecco, noi possiamo comprendere come si trovava il popolo in quel momento. Erano stati deportati in Babilonia e quindi, diciamo, non avevano una completa libertà, perché comunque erano soggetti a un altro popolo. Sebbene, come abbiamo visto, sia Daniele sia i suoi 3 amici menzionati qualche capitolo prima avevano una posizione di tutto rilievo. Quindi non erano gli ultimi arrivati, ma anzi erano proprio fra i capi del popolo, avevano una responsabilità enorme. C'è scritto che addirittura il re pensava di stabilire Daniele come viceré in qualche modo, quindi sarebbe stato il suo braccio destro. Però ecco che qualcosa sembra andare per il verso sbagliato. Quindi in qualche modo è come se i nemici dell'anima nostra cercano in qualche modo di bloccarci, e soprattutto da una cosa, bloccarci dal lodare il nostro Dio. Vedete bene in questi versetti, in realtà non viene dato un divieto specifico a Daniele o assoluto, ma ecco, dei capi, diciamo, dei pari grado di Daniele cercano di ostruire un po' la sua lode e tutto quanto, dice, ma per un periodo di 30 giorni, non un anno, 3 anni o per sempre, no, solo per 30 giorni, diremo al re, chiunque invocherà un dio, qualsiasi altra cosa, all'infuori degli dei egiziani o dello stesso re, ecco, si è buttato nella fossa dei leoni. E quindi a volte il nemico dice soltanto, guarda, solo 30 giorni, fermati soltanto per un attimo, rinvierai dopo la tua preghiera, rinvierai dopo il fatto di andare al culto, ma adesso hai da fare, adesso hai i tuoi impegni, adesso hai la tua carriera, adesso c'hai sicuramente qualcosa di urgente. Io vi assicuro questo, che nella vita nostra c'è sempre qualcosa di urgente da fare, lo dico io per primo, perché a volte nascono impegni come funghi, tutti inderogabili, tutti urgenti, e qualche volta bisogna correre. E questo è il gioco del nemico, che in qualche modo dice, rimanda, non ti preoccupare, fai una preghiera veloce, come abbiamo detto prima, non ti preoccupare di stare a cercare la faccia di Dio o impegnarti più di tanto, tanto Dio ti conosce, tanto Dio sa che sei un credente impegnato, non manchi al culto, eccetera, eccetera. Ecco, quel piccolo compromesso. Daniele poteva pure dire, ok, per 30 giorni non farò chissà quali preghiere e comunque riserverò la mia posizione, ecco, sto per diventare quasi il viceré, perché devo compromettere la mia posizione? Magari poteva pure dire, la mia posizione mi darà adito di poter essere utile per il mio popolo e così via. E quindi a un compromesso poi ne seguirà un altro ancora. L'importante è che tu non lodi il Signore. La minaccia era anche molto forte: chi non rispetta questo divieto sarà buttato nella fossa dei leoni. Abbiamo visto nel capitolo 3, proprio ieri sera, che c'era un decreto simile, quando il re Nabucodonosor fabbricò una statua di oro,
che rappresentava se stesso, e tutti dovevano inginocchiarsi e lodare, adorare la sua immagine, la sua statua. E come sappiamo dalla storia, i tre amici di Daniele si rifiutano e furono buttati nella fornace ardente. Sappiamo come Dio li ha liberati miracolosamente, e sappiamo come lo stesso re Nabucodonosor riconobbe la grandezza di Dio. E cominciamo ad accennare questo, e lo diciamo con forza: restiamo fermi nella nostra fede, perché il mondo stesso e i governatori stessi riconosceranno la nostra fede, ma riconosceranno ancora di più Dio. Perché quando Dio fa qualcosa, mette la sua firma, inconfondibile. Ok? Quindi restiamo fermi nella nostra fede, poi vediamo cosa succede a Daniele e vediamo che lo stesso re, non gradì questa cosa, non si rese conto di questo inganno che era stato un po' architettato da questi satrapi, da questi, governatori, ma vediamo che cosa ha fatto la mano di Dio nei confronti di Daniele. Leggo il verso 16. Il tuo Dio, disse il re a Daniele, il tuo Dio che tu servi con perseveranza sarà lui a liberarti. Poverino, sto re si è trovato a firmare questo decreto, ma non poteva andare contro la sua stessa legge. Si rese conto che la vita di Daniele era in pericolo e lui ci teneva a Daniele. Si vede bene da queste parole, però oramai lui era entrato in quell'inganno perché non era guidato dallo spirito di Dio. Ma noi vediamo che quando sembra che qualcosa ci prenda alla sprovvista, qualcosa è fuori dai nostri piani, non l'avevamo previsto, Dio ha tutto sotto controllo. E infatti riprendiamo la lettura dal versetto 20, sempre dal capitolo 6 di Daniele. Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni? E la domanda che il re fece a Daniele la mattina dopo, quando non ha passato una bella notte a pensare che cosa potesse essere successo a Daniele. Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re. Non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Questo, scusate, lo rileggo, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non erano ancora giunti in fondo alla fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra: pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il persiano. Quindi vediamo un po' l'epilogo di questa storia. Daniele viene condannato a essere buttato nella fossa dei leoni. E come leggiamo molto chiaramente, i leoni non hanno nemmeno fatto un graffio a Daniele. Il re ovviamente temeva per la sua vita e si nota questa sua preoccupazione, no? Ma ecco, la chiave di questo capitolo e tutto è che Daniele aveva avuto fiducia nel suo Dio. E ora ti faccio una domanda, la faccio a me stesso, ovviamente. Hai ancora fiducia nel tuo Dio? Vedete, anche la Chiesa, nella condizione attuale in cui si trova, è un po' la condizione di deportazione di Israele, no? Perché non siamo proprio nel nostro regno, quello che Dio ha stabilito. Paolo dice che siamo stranieri e pellegrini, quindi sicuramente molti dicono siamo di passaggio, ecco, non siamo titolati a chissà cosa su questa terra, sebbene, come abbiamo visto, Daniele avesse
degli incarichi di grande responsabilità, come altri suoi amici connazionali, può succedere anche questo nel mondo, che magari rivestiamo delle cariche importanti e altro, ma non è questo il nostro mondo. La nostra fiducia deve essere in Dio, perché noi non sappiamo ancora il nemico cosa sta architettando nei confronti della Chiesa, nei confronti della fede, nei confronti soprattutto sapete di cosa? Della nostra adorazione a Dio. Vedete, io credo fortemente questo, finché siamo dei cristiani passivi, finché siamo dei cristiani che si limitano soltanto a essere delle brave persone, mettono l'offerta in chiesa, sono puntuali ai culti, Satana forse non è nemmeno tanto infastidito, ma quando la chiesa comincia a pregare, a direi adorare il Signore, innalzare il suo nome, lì avvengono miracoli e Satana comincia a tremare. Quindi finché sei un cristiano blando, un cristiano che accetta quei 30 giorni, ecco, quei cristiani che dicono, vabbè, 30 giorni possiamo aspettare, no? Vi ricordate il verso che abbiamo letto? Non dai nessun fastidio a Satana, tanto poi troverà una scusa per altri 30 giorni, o per 30 anni, se volete. Ma ciò che cambia le sorti di tutto è la preghiera, è la lode, e noi vediamo che Daniele fu quasi indifferente a questo decreto. Io apro le mie porte 3 volte al giorno, mi rivolgo verso Gerusalemme e innalzo il nome di Yahweh, l'Altissimo Dio Onnipotente. Tutti i giorni Daniele apriva 3 volte la porta e lodava. Tant'è vero che i suoi, chiamiamoli nemici, diciamo così, i suoi concorrenti, non furono sorpresi dal trovarlo, ecco, che pregava a Dio. Allora lo consegnarono al re perché lo potesse punire e far morire nella fossa dei leoni. Quindi Daniele è rimasto inflessibile verso Dio, la sua fiducia è rimasta incrollabile. Mi vuoi buttare nella fossa dei leoni? Buttami pure, ma io loderò il Signore. E questo deve essere lo spirito che anima la Chiesa, che anima il cristiano, perché probabilmente stiamo vivendo mille incertezze, mille problemi e mille difficoltà, ma la nostra fiducia non deve venire meno in Dio. Fra l'altro, io vi invito a rileggere il libro di Daniele, che sicuramente lo conosciamo, però ci svela tante cose della fine, del ritorno del Signore. Adesso mediteremo un piccolo passo che riguarda proprio la fine dei tempi, quindi ci avviamo alla conclusione, e ci fa comprendere il libro di Daniele, insieme a tutta la Bibbia, l'autorità e la sovranità di Dio sulla terra. Quindi la storia dell'umanità della terra è nelle mani di Dio. Quindi non c'è nulla che sta sfuggendo al suo controllo. Ma Dio vuole che la nostra fiducia in Lui non venga meno. Quindi io ti incoraggio, fratello caro, a essere come Daniele, non temere quel decreto, non de temere ciò che ti sta avvenendo attorno, perché il diavolo cerca di spaventare, un po' come quei leoni, no? Che volevano aggredire sicuramente Daniele, ma un angelo li ha fermati, perché il loro istinto animale era quello. Ma Dio è più potente non solo dei leoni, Dio è più potente dei governi. Dio è stato più potente della fornace ardente accesa contro quei giovani che furono condannati a essere buttati lì, ma Dio li ha tratti fuori e non si sentiva nemmeno l'odore del fumo, no? Del bruciato. Anzi, c'è scritto che chi li buttò nella fornace, addirittura quelli che li stavano trasportando, morirono per l'enorme calore che si era sviluppato. E la storia ci insegna che tutti e due i re, quindi sia Nabucodonosor, in questo caso Daniele, ma direi anche il suo predecessore Baldassarre, sappiamo la storia, no? Che fu condannato da Dio a un periodo di, chiamiamolo esilio, no? Tutti riconobbero la mano del Signore, la sua onnipotenza, seppure magari non si sono ravveduti del tutto, ma riconobbero Dio e dissero al popolo di rispettare il suo popolo e Dio stesso, il Dio Yahweh, il Dio dei giudei, diciamo. E quindi l'incoraggiamento che ti voglio dare oggi: resta fedele al Signore, lo dico anche a me stesso, ovviamente. Restiamo fedeli al Signore, perché anche gli uomini e anche chi è in autorità riconoscerà che siamo figli di Dio e chi è Dio. Quindi non lasciamoci scrollare dai vari problemi, ma confidiamo con tutto il cuore in Dio. E vi dicevo, vi incoraggio a leggere Daniele anche per avere, ecco, una sistematicità della lettura. Perché molti magari non hanno una lettura sistematica, io ti invito, no, a leggere questi libri in maniera ordinata e scoprirai come in ogni caso, anche terribile, Dio ha messo la sua mano inequivocabile. E lo sta facendo, credo, anche ai nostri giorni. Dio
Dio sta mettendo una firma a quello che sta avvenendo, perché l'ultima parola spetterà al nostro grande Dio e Salvatore. Amen. Leggiamo gli ultimi versetti che si trovano in Prima Tessalonicesi, Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi l'incoraggiamento di Paolo in questa lettera, che ha un contenuto prettamente escatologico, quindi si riferisce alla fine dei tempi e quindi al ritorno del Signore, dice: siate sempre allegri, non cessate mai di pregare. Dice di ringraziare continuamente il Signore, dice non spegnete lo spirito. Quindi la mia meditazione è partita con questo titolo: uno spirito straordinario, quindi lo spirito di Daniele, o meglio, lo spirito del Signore che era in Daniele. E non di meno, noi abbiamo uno spirito straordinario perché abbiamo lo Spirito Santo di Dio. E la parola di Dio ci comanda: non spegnete lo spirito. Come? Lo dice Paolo, avendo una comunione costante, quindi non cessate mai di pregare. Perché cosa? Perché dobbiamo essere pronti per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Così concludo questa breve meditazione e direi adesso di preparare il nostro cuore, le nostre bocche, la nostra anima, a invocare Dio e intercedere per tutta la Chiesa, per quanti ancora ci stanno seguendo in questo momento, per i nostri bisogni, ma soprattutto per innalzare il nome del nostro Dio. Amen. Alleluia, Signore, gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. Alleluia, Signore, chiedo anche ai fratelli di unirsi con me in preghiera. Grazie, Signore, perché come siamo uniti e sicuramente abbiamo un solo scopo, Signore, un solo animo, di innalzarti e benedirti. Signore, come abbiamo detto, sono tempi abbastanza travagliati. E tante volte il mondo ci chiede un compromesso, tante volte ci sono delle cose che dicono solo per 30 giorni e poi forse potrai tornare a lodare il tuo Dio. Ma poi ci saranno altri 30 giorni, ci saranno altri problemi. Ma noi, Signore, come Daniele, vogliamo ogni giorno inginocchiarci e innalzare il tuo nome. Signore, ci sono anche fratelli collegati dall'altra parte dello schermo e noi ti preghiamo di essere uniti, perché vogliamo innalzare il nome del figliolo Gesù Cristo. Vogliamo innalzare il tuo santo nome, Signore. Vogliamo ancora chiedere il tuo intervento, Signore, nella nostra vita, ma ancora di più nelle nostre case, nella nostra nazione, in questo mondo. Signore, abbiamo letto che i re di Babilonia e della Persia riconobbero la tua autorità, Signore. Questi re hanno riconosciuto che tu sei l'Iddio onnipotente, l'Iddio salvatore, colui che trasse i ragazzi dalla fornace e Daniele dalla fossa dei leoni. E così tu, Signore, trarrai fuori da questo mondo, da ogni pericolo, la tua santa Chiesa. La tua parola ci dice: santificatevi e non spegnete lo spirito. Signore, ti prego per con tutto il cuore, ravviva il nostro spirito, ravviva, Signore, lo Spirito Santo tuo in ognuno di noi. Signore, che il nostro cuore trabocchi, Signore, e che possiamo avere lo stesso coraggio di Daniele, Signore, e degli altri giovani narrati in questo libro. E che possiamo avere soprattutto non solo quello, Signore, ma la vera identità e lo spirito del tuo figliolo Gesù Cristo. Perché somigliare a Lui, Signore, è il nostro scopo di vita, essere come Gesù Cristo, Signore, è il nostro scopo e ciò che tu hai previsto per la tua Chiesa. Ti prego, Signore, incoraggia chi dice non ce la faccio, Signore. Perché, Signore, noi crediamo in questo spirito straordinario. Signore, noi crediamo nello Spirito Santo tuo straordinario che ci ha donato il tuo figliuolo, Signore. E tante volte magari diciamo a noi stessi: non ce la faccio più, Signore, ma per la tua grazia noi ce la facciamo, Signore. Passeremo, Signore, le fosse dei leoni, la fornace ardente, e qualora, come c'è scritto, Signore, forse la nostra vita dovesse finire anche in quel modo, noi comunque loderemo il tuo nome anche nella persecuzione, Signore.
Ti prego, Signore, dacci ancora forza, coraggio, Signore, ma facci abbondare dello Spirito Santo tuo, Signore. Non vogliamo essere poveri di spirito, noi vogliamo abbondare, Signore. Vogliamo che non si spenga mai quella fiamma, nel nome di Gesù. Amen. Grazie, grazie. Grazie Signore, Dio ti benedica Domenico ed è bello ricordare Grazie questi eventi perché questi sono stati uomini di preghiera, non hanno solo pensato come molte volte pensiamo noi, senza pregare. Abbiamo visto Dio operante in un modo potente e possiamo dire anche oggi, risultato delle preghiere della Chiesa, che qualcosa cambia quando noi preghiamo. Se non preghiamo andiamo sul sentito dire, se non preghiamo con una preghiera mirata, andiamo, pensiamo quello che pensiamo noi, pensiamo che pensa la stessa cosa a Dio, invece quando preghiamo le cose cambiano. Infatti abbiamo visto oggi al Senato un caos che non finisce mai. Dove c'è Dio c'è ordine, dove c'è Dio c'è pace, dove c'è Dio si affrontano le cose con calma. La fede aiuta, la fede è come l'ombrello, non è che ferma la pioggia, ma ci ripara dalla pioggia. Gloria al Signore. E così è lo stesso Dio, ma abbiamo delle lezioni pratiche che dobbiamo usare lo stesso metodo, perché sempre nella parola del Signore ci sono le condizioni, e abbiamo udito dal fratello prima che se n'è andato. Il nostro errore è che abbiamo peccato, ci siamo allontanati da Dio, poi sono le nostre scelte che ci permettono di ritornare a Dio, ma ad avere comunione con Dio e ad avere le risposte di Dio. È importante, non quando facciamo qualcosa che pensiamo noi, ma quando desideriamo fare la sua volontà, che è la meglio per noi. Quando scegliamo noi, sa quanti errori facciamo, ma chi siamo noi? Che esperienza abbiamo? Abbiamo un morso di vita che 80 anni, cosa sono 80 anni? Io ci sono dentro, sembra ieri che andavo all'asilo dalle suore. E passa un momento. Che esperienza possiamo fare? Quale esperienza abbiamo? Se non nel piccolo ciclo dove noi, circolo dove noi viviamo. Ognuno è specializzato in qualche cosettina, poi pensiamo di sapere tutto, ma non è proprio così. Dobbiamo ammettere che abbiamo bisogno che si sviluppi nella nostra vita la volontà di Dio, perciò dobbiamo dipendere da Lui. E poi vediamo le cose come cambiano. Dio ti benedica per questo incoraggiamento nella fede, nella preghiera e nel voler dipendere da Dio. Questo deve essere il nostro desiderio. E quando non sappiamo come fare, diciamo Signore, fai tu. E ci mettiamo in una posizione neutra nel dire per me va bene, come va bene a te. A me piace quello che piace a te. A me non piace quello che non piace a te. Questo vuol dire sincronizzare la volontà di Dio nella nostra, e così noi la seguiamo e si adempie nella nostra vita, grazie al Signore. Ed ora abbiamo un altro fratello, fratello Eliseo. Eliseo, ci sei? Eccomi, Mi senti? mi senti? Mi Sì, senti? ti sentiamo, grazie a Dio per la buona connessione. E beh, con Grazie, te non ti pace. facciamo sentire il campanello perché noi siamo a ruota libera. Dalle Ok. 7 è tutto spazio che possiamo usare, se poi arriviamo fino alle 8 non ci dispiace, perché fare altre cose, però non andiamo fino alle 8. Vai Va avanti bene, va bene. tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Grazie carissimo Pastore Petrone, grazie a tutti voi. Siamo impegnati in una grande battaglia, come abbiamo sentito in questo tempo. Sicuramente abbiamo delle situazioni che stiamo vivendo nel nostro clima nazionale. Ieri abbiamo avuto insieme una preghiera, una maratona di preghiera. E sappiamo che Dio è dentro questa situazione, ascolta le preghiere e Lui risponde, perché quando c'è una chiesa che prega, che cerca Dio con tutto il cuore, allora Dio manifesta il suo potere.
Naturalmente non possiamo chiudere i nostri occhi davanti anche a tutte quelle conseguenze che ci sono dietro. Infatti vorrei un attimino suggerire questa sera questa meditazione per tutte le persone che ci ascoltano, ma anche per la gente che guarda, insomma, che vede gli eventi, il susseguirsi degli eventi, le leggi, tutte le situazioni. Anche perché noi abbiamo un mondo ormai che sta cercando di influenzare secondo il proprio pensiero tutti. In realtà si sta cercando di arrivare ad una sorta di pensiero comune, che è quello che è anche detto nella parola di Dio, è lo spirito del mondo, è lo spirito dell'anticristo. Ed il pensiero comune sta prendendo corpo nella vita di tutte le persone, di tutte le famiglie. Infatti c'è un vero e proprio cambiamento nel modo di pensare e di conseguenza c'è un vero e proprio cambiamento nel modo di essere, che poi genera un modo di vivere che, a detta della parola di Dio, non sempre è corretto e consono alla volontà del Signore. Ma nonostante questo, mi preme dire oggi una cosa per tutti noi, che abbiamo bisogno ormai di una sorta di, come dire, necessità, perché ne sentiamo proprio il bisogno, di essere delle persone disintossicate da tutte queste notizie che ci vengono propinate ogni giorno. Naturalmente noi siamo come delle spugne, siamo fatti così, quindi vuoi o non vuoi assorbiamo le notizie, anche se noi siamo capaci, come dire, di gestirla e dire questa notizia io l'accetto, questa mi piace, questa non mi piace, però ciò non toglie il fatto che la nostra psiche, che il nostro stato emotivo assorbe le notizie. E a volte noi ci sentiamo male, sono dei momenti in cui noi stiamo male, non riusciamo ad avere serenità, anche se siamo credenti, anche ci sono tanti credenti che soffrono di depressione, di panico, di ansia. Non è una cosa molto bella questa, però bisognerebbe capire qual è la causa di questo male che affligge proprio l'umanità. E c'è una causa che, a mio modo di vedere, è proprio questa: l'assorbimento di notizie, notizie che sono negative tantissime volte, notizie che non hanno niente a che vedere con le leggi cristiane, con il modo di comportarsi della vita in senso lato, e quindi sono delle notizie che vengono proprio nella nostra psiche, e come dicevo prima, anche se noi le rifiutiamo, però intaccano il nostro stato emotivo è toccato da queste forze. Ora noi possiamo decifrare queste forze come forze del male, come forze che vogliono depistarci, come forze che in un certo qual modo vogliono veramente sconvolgere la nostra psiche e i nostri pensieri, e chiaramente facendo anche una sorta di pressione nostra per evitare tutto questo, ma il nostro corpo spesso cede, la nostra psiche cede, la nostra mente cede, e quindi si entra nella paura, si entra nel panico, nella depressione, nell'ansia. Tutto questo perché noi abbiamo assorbito delle notizie non giuste, non buone. In realtà le notizie talune volte sono come delle sostanze tossiche che vengono ingerite a volte dalle persone. E quindi si vive uno stato di, come dire, di tossicità generale e questo genera tutto quel malessere che noi conosciamo. Mi piacerebbe dare una definizione sul termine disintossicazione o disintossicarsi. Sappiamo bene che in biologia la disintossicazione è tutta una serie di fenomeni che hanno a che fare con combinazioni fisico e chimiche, che consentono all'organismo poi di liberarsi di tutte quelle sostanze nocive che l'organismo ha ingerito. La disintossicazione è fondamentalmente una liberazione. In realtà abbiamo bisogno tutt'oggi di eliminare tutte queste sostanze, tutte queste notizie che stanno davvero compromettendo la nostra salute emotiva, la nostra salute cristiana, la nostra salute psichica.
e che non ci permette di affrontare la vita con serenità, con leggerezza, con la gioia, con la pace, con il quieto vivere. Oggi siamo diventati tutti abbastanza stressati, purtroppo, e quindi viviamo dei conflitti enormi, non c'è più pace. La pace è qualcosa che si è dimenticato ormai. E chiaramente dobbiamo puntare il dito su una causa, e la causa è questa: ingerire delle sostanze velenose, ingerire delle tossine che in un certo qual modo influenzano il nostro stato. Per questo motivo, quando per esempio si ingerisce un veleno, oppure ci sono delle tossine che girano intorno al corpo e che stanno causando male o malessere, si fa un lavoro proprio di disintossicazione. Questo si fa negli ospedali, lo fanno in medicina e lo facciamo anche noi dal punto di vista di cura spirituale, cercando, come dire, di nutrire il nostro spirito di notizie sane, di fare in modo che le informazioni che arrivino nella nostra vita siano più sane possibile, più gaie, più belle, più serene, senza che siano coronate di conflitti enormi. Oppure di idee che ci portano veramente ad una sorta di riflessione forte, atipica a volte, che non ci è dato. Perché? Perché abbiamo proprio queste forze che stanno lavorando contro di noi. Allora il Signore pure ci dice nella Bibbia che abbiamo bisogno di una sorta di disintossicazione, e deve essere parte questo della nostra vita. La Bibbia ci può aiutare in questo. Perché proprio nella scrittura esistono dei modi che sono previsti affinché noi, anche come cristiani, come credenti e anche come persone che vogliamo una vita tranquilla, fondamentalmente, possiamo attingere per risolvere questo stato velenoso che fa parte della nostra vita. È necessario che noi possiamo stare attenti a questo, e vorrei sottolineare semplicemente due elementi che ci possono aiutare, che possono aiutare tutti noi ad avere una buona disintossicazione di tutte queste notizie, di tutti questi veleni che ci vengono dati e propinati ogni giorno. La prima azione che Dio vuole fare nella nostra vita è attraverso la parola di Dio. Una cosa molto interessante è che la parola di Dio è classificata nella Bibbia come un esempio, come l'acqua. L'acqua ha fondamentalmente una serve per lavarci, per purificarci. Anche questo apparteneva anche alla cultura ebraica. E quando si parla di acqua, si parla anche di purificazione. E quando si parla di parola di Dio, nella similitudine dell'acqua, la parola di Dio, oltre al fatto che ci dà conoscenza delle sue cose, è anche mezzo di purificazione. C'è una scrittura che voglio leggere nella Seconda Corinzi, capitolo 7, dal verso 1, dice queste parole. Inizia così: avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. L'Apostolo Paolo suggerisce questo versetto dicendo, e partendo da questo presupposto: avendo dunque queste promesse, le promesse di Dio sono meravigliose. Sono le notizie quelle che noi abbiamo bisogno di sentire, che non ci avvelenano, tutt'altro, ci danno speranza, ci danno gioia. Se io leggo nella parola di Dio, per esempio, che Dio mi guarisce, questo mi dà una gioia immensa, mi prepara per uno stato di salute, oppure che Dio mi benedice, mi aiuta, mi sostiene, mi libera, e tutte quelle meravigliose promesse che sono contemplate nella parola di Dio. Quando io le leggo, mi danno gioia solo a leggere le parole di Dio. Questo crea in me uno stato di benessere interiore, emotivo, psichico, mentale, e mi dà assolutamente serenità. Invece, quando noi siamo imbottiti di notizie non buone, notizie che ci danno da pensare,
che ci fanno stare in ansia, nel panico, noi veniamo intossicati. La parola di Dio ci serve per eliminare le tossine, per eliminare tutti i veleni che abbiamo ricevuto. Si parlava poco fa, ma ormai da un bel po' che ne parliamo, di leggi che vogliono essere approvate, che fondamentalmente non piacciono a molte e quindi si vivono dei conflitti molto forti. Ma non solo, ma questo anche riguarda il mondo del lavoro, il mondo della famiglia, il mondo dei figli, il mondo delle relazioni, dei rapporti. Talune volte si vivono dei conflitti immensi che non si riesce proprio a venirne a capo. Perché? Perché c'è la guerra, perché ci sono le tossine che stanno cercando in ogni maniera di coinvolgere la nostra vita, avvelenandola. Ma la parola di Dio è come l'acqua, e questo è il primo esempio che vorrei fare. Prendiamo l'acqua della parola di Dio, perché il Signore dice qua che nella parola di Dio ci sono promesse straordinarie e possiamo purificarci. Da cosa? Da ogni tipo di contaminazione, quindi da ogni veleno, da ogni tossina, di carne e di spirito. E possiamo compiere la nostra santificazione nel timore di Dio. Santificazione ha a che fare con pulizia, santificazione ha a che fare con purificazione. Una persona santa non è una persona bigotta, come a volte noi pensiamo. Una persona santa non è una persona che cerca di impupare quattro parole per cercare di essere spirituale oppure apparire davanti a qualcuno come se avesse una marcia in più. Essere santi significa essere puliti, essere santi significa essere scevri da ogni contaminazione, avere una mente lucida, una mente sana, un cuore sano. Persone che camminano veramente in ordine con Dio, ma non solo con Dio, ma anche con loro stessi. Ci sono tante persone che purtroppo, non essendo in pace con loro stessi, utilizzano la religione per coprire i loro stati d'animo, utilizzano anche la parola di Dio e parlano, 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 tante bellissime parole. Ma in realtà quelle parole che loro stanno dicendo non li vivono, non sono parte della loro vita. Ed è molto importante che noi oggi possiamo focalizzare questo. Io sono una persona intossicata oppure sono una persona pulita? Io sono una persona che vivo dei conflitti oppure sono una persona gaia, serena, gioiosa? Purtroppo ci sono tanti che vivono questo. Ci sono tantissime persone che parlano e parlano anche di cose di Dio, però non le vivono e sicuramente non ha nessun senso parlare della Bibbia e non vivere la Bibbia. La Bibbia è vera, la parola di Dio è reale e quindi l'Apostolo qui in questione dice, avendo dunque le promesse, molte persone parlano di guarigione ma non vedono mai guarigione, parlano di cambiamento ma non vedono mai cambiamento, parlano di una vita felice ma la loro vita è un disastro. Perché, Pastore Eliseo? Perché sono intossicati. E quindi se invece ci aggrappiamo alla parola di Dio e la facciamo nostra, non in maniera bigotta ma in maniera reale, la crediamo per come essa è. Dio ci ha dato la sua parola, carica di straordinarie promesse, è come l'acqua che ci purifica e ci purifica o disintossica da ogni contaminazione di carne e di spirito. Una parola di speranza, noi ce l'abbiamo perché? Perché abbiamo le meravigliose promesse di Dio. C'è un altro versetto che vorrei leggere a tale proposito. In Efesini capitolo 5, versetto 26, e parla proprio della Chiesa, la Chiesa che è nella società di oggi, in mezzo a questo mondo di caos. Però la Chiesa è una luce, la Chiesa si erge diversa davanti a tutto questo caos. La Chiesa non è depressa per niente, la Chiesa non è una Chiesa che in questo momento è in uno stato di sofferenza, assolutamente. La Chiesa non è in sofferenza, la Chiesa non ha paura, la Chiesa crede in Dio, la Chiesa si fida di Dio. Ci stiamo fidando di Dio fino a tal punto di credere che Dio può muovere nei governi, che
che Dio può muovere negli stati, che molte cose possono cambiare. Ma anche se non dovessero cambiare, la Chiesa si erge sempre come luce e rappresenta il governo di Dio. Noi stiamo rappresentando un governo che non avrà mai fine. Il suo regno dura per tutta l'eternità. Infatti, avendo ricevuto le promesse di Dio e la sua parola, Efesini 5:26 dice: per santificarla, la Chiesa viene santificata, avendola purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della sua parola. Quindi l'acqua nella Bibbia rappresenta la parola di Dio. Mi voglio lavare, mi voglio purificare, ho bisogno dell'acqua della parola di Dio. Pastore Eliseo, mi sento intossicato, mi sento pieno di tossine. Ho ricevuto delle informazioni e delle notizie che sono entrate dentro di me e mi sento avvelenato. Allora, sai cosa devi fare? La scelta migliore è questa. Prendi la Bibbia, ci sono tantissime promesse, le apri, le leggi e quello che leggi non appartiene né a 2000 anni fa, neanche a 4000 anni fa. Appartiene a te oggi perché il nostro Dio è lo stesso ieri. Oggi è in eterno, lui non cambia e la Chiesa viene lavata per mezzo della parola di Dio. Un'ultima cosa che vorrei dire, un altro mezzo molto importante che tante volte si ignora, è il mezzo della lode. Abbiamo bisogno di essere persone che lodano Dio sempre. Il salmista, diceva: loderò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre nella mia bocca. In ogni tempo significa quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Noi non demordiamo, noi lodiamo il Signore. C'è una scrittura molto bella di Paolo e Sila nella prigione. Furono presi, furono perseguitati perché cosa? Per la predicazione del Vangelo. Furono arrestati. La Bibbia dice che andarono a finire nelle prigioni più sotterranee. E questi due valorosi di Dio, che erano cariche delle promesse di Dio, dice la Bibbia che sulla mezzanotte cominciarono a lodare. La lode fa qualcosa, c'è un potere molto forte che noi abbiamo nella lode. Quando noi lodiamo, non è cantare una canzone, talune volte si cantano solo canzoni, ma la lode è un'espressione diversa. La lode è mettersi in contatto con Dio. E anche nei canti che noi cantiamo ci sono dei testi e i testi dicono qualcosa. Chiaramente abbiamo bisogno di testi nelle nostre canzoni che esprimono effettivamente il piano di Dio, che non è un piano di morte, non è un piano di fustigazione, non è un piano di repressione. No, è un piano di vittoria, è un piano di successo. È un piano per arrivare verso alte sfere. Chiaramente per arrivare a quello c'è una battaglia. Nessuno può dire di essere un vincitore se non ha attraversato una battaglia. Vincitore di cosa? Quindi dobbiamo attraversare una battaglia per poi dire ne sono uscito vincitore. E Paolo e Sila erano così, erano nella prigione, ma sulla mezzanotte conoscevano il segreto. Il segreto per essere disintossicati da tutte quelle brutte parole che gli dissero e anche da quello stato che in quel momento stavano vivendo. E la Bibbia dice che cominciarono a lodare e cantare inni di lode a Dio. Erano legati con ceppi, ma durante la lode Dio mandò un terremoto, la prigione fu scossa, i ceppi caddero dalle loro mani e dai loro piedi. E Dio li liberò. La lode è il mezzo che Dio ci dà per essere persone libere. Quindi è un elemento enorme di grande purificazione. C'è quel bellissimo salmo che è il Salmo 100 e vorrei concludere qui ed invitare tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento a dire ce la facciamo ad essere disintossicati. Sì. Possiamo guardare al futuro, non importa quello che sta accadendo adesso, ma io guardo al mio futuro. E la lode è anche questo, ci fa guardare oltre, ci fa vedere un futuro che attualmente noi non stiamo vedendo, perché la lode è la corsia preferenziale che Dio dà a noi credenti per accedere
al suo trono e ricevere le grandi risposte. E il Salmo 100, dal verso 1 in poi, il salmista ci invita a lodare. Come si loda, pastore? Si loda così: mandate gridi di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Talune volte la nostra lode è monotona, la nostra lode è una lode anche pessimista, è una lode triste, ma non si fa questo per ottenere la vittoria. Per ottenere la vittoria si fa come si fa in guerra. A volte tutti noi abbiamo visto anche in TV, nei film, quando c'è una battaglia, i soldati quando vanno incontro verso i loro nemici urlano, gridano, come a manifestare un senso di potere. E quando noi lodiamo il Signore, quando noi esaltiamo Dio, abbiamo bisogno di esternare un grido di vittoria. Infatti il salmista dice: mandate gridi di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Quando io grido, il grido è un atto liberatorio. Questo ce lo dicono anche gli scienziati, voi lo sapete. Se voi conoscete un pochettino le tesi e gli studi sulla psiche, sugli stati dell'animo, i migliori scienziati in materia dicono questo: che non bisogna tenersi tutto dentro. Non è buono che uno si tiene tutto dentro e non parla e soffre dentro. Perché se noi manteniamo tutto questo dentro senza esternarlo, questo può causare problemi e malattie al nostro corpo. Quindi alcuni studiosi ci dicono che quando abbiamo delle cose dentro di noi, andiamo da qualche parte e gridiamo. Possiamo urlare, salire sulla montagna. Perché? Perché quando noi urliamo e gridiamo, noi facciamo uscire fuori tutte quelle sostanze negative che sono terribili e che possono infettare ed ammalare il nostro corpo. Ma la Bibbia ce lo dice prima della scienza. Infatti il salmista dice: usate questa pratica, voi vi sentite intossicati, allora mandate gridi di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, e poi servite l'Eterno con letizia, cioè con gioia. Serviamo Dio con gioia. Noi non siamo costretti da Dio per niente. Noi non serviamo Dio per costrizione, non serviamo Dio perché ce lo impongono. No, non mi piace questo, non è una bella cosa. Noi serviamo Dio perché lo amiamo, serviamo Dio perché c'è gioia nella sua presenza, perché io trovo pace, trovo il riposo, trovo la liberazione. Infatti servo Dio con gioia, con letizia. Venite davanti a Lui con canti di gioia. Abbiamo bisogno di mettere la gioia nuovamente nel nostro cuore, non canti di tristezza, ma canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Nella lode, quando tu cominci a lodare Dio, tu ti rendi conto chi è il tuo Dio, quanto grande è il tuo Dio. Poco fa qualcuno accennava a Daniele che fu costretto come dire, a restare in certi canoni, ma lui non ci restò. Io non perderò mai quel momento di pregare Dio. Daniele pregava 3 volte al giorno e quindi lui non prese una pausa per compromessi umani, è stato ben detto prima, ma si mise a pregare sempre, ad avere nel suo cuore la lode. E in questi tempi difficili, questo è proprio quello che dobbiamo fare. Dobbiamo lodare Dio con tutto il cuore. Siamo il suo gregge, siamo il suo popolo. E quando io lodo, mi rendo veramente conto di quanto grande è il mio Dio. E quando entro nelle sue porte, come dice il verso 4, entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome. Si entra dentro il trono di Dio. Questa è una cosa molto importante. Quando uno entra in quella dimensione,
ha visto che cosa c'è dietro e non gli importa di quello che avviene, non importa di quello che dicono, ma sa che Dio gli dà una vittoria e ha una terapia curativa e protettiva per tutti noi. Il versetto 5 conclude così: poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Siamo nel 2021, un'età moderna, un tempo della fine. Siamo arrivati ad un punto in cui tutti gli eventi che sono previsti nella Sacra Scrittura si avvereranno e si stanno compiendo sotto i nostri occhi. Ma ciò non toglie il fatto che io vivo la mia vita con gioia, io vivo la mia vita nella presenza di Dio e vivo la mia vita soprattutto liberata da ogni tossina, da ogni veleno. E io vorrei fare questa preghiera adesso, concludendo questa breve meditazione, con te che mi stai guardando e che mi dici: Pastore Eliseo, sai, io mi sento intossicato in questo periodo, io sento che è entrato del veleno dentro di me, io sto male, Pastore, io non sto bene a casa, la mia famiglia è ammalata, io veramente non sto bene con la Chiesa, non sto bene con i fratelli, io non mi sento bene, io sto male, io cerco di sforzarmi di essere un buon cristiano, un buon credente, però io non riesco a fare questo, c'è qualcosa che mi sta bloccando. Sì, sono i veleni, le tossine che noi ingeriamo durante tutto il giorno e che oggi possiamo dire basta nel nome di Gesù. Io farò due cose importanti. La prima è io mi nutrerò delle belle notizie della parola di Dio. La seconda, mi metterò a gridare e a lodare Dio con tutto il mio cuore e io posso gridare davanti a tutti che il mio Dio è colui che mi libera, mi salverà e mi benedirà. Ti invito a pregare con me, anche con tutti noi dello staff di Parole di Vita, e vogliamo chiedere a Dio questa disintossicazione spirituale. Grazie Gesù, intervieni. Padre Celeste, grazie nel nome di Gesù, perché tu sei qui con noi questa sera e sei qui, Signore, per aiutare ognuno di noi ad essere purificato e disintossicato da ogni tipo di pensiero e di contaminazione che è pervenuta alle nostre orecchie, al nostro cuore, alla nostra anima. Noi ti chiediamo che tutte quelle persone che stanno soffrendo di depressione in Grazie. questo momento vengano Liberati. sciolte da questo male nel nome Amen. di Gesù. Io dichiaro sopra di loro liberazione in questo momento, che ogni demone di depressione se ne va nel nome di Gesù. Ogni senso di panico, di paura, di ansia che sta torturando la vita di milioni di persone sul pianeta Terra e sta torturando la vita forse di qualcuno che mi sta guardando in questo momento. Io ordino nel nome di Gesù che questo demone di depressione esca da te proprio ora e che la salute faccia parte della tua vita, la gioia sia parte della tua vita, che le promesse di Dio si realizzino su di te, così come sono state predette e progettate per la tua casa e per la tua famiglia. E noi, Signore, tutti insieme ora ti lodiamo e ti ringraziamo perché sappiamo in chi abbiamo creduto. Tu sei la nostra forza. Tu sei il nostro canto, tu sei la nostra sicurezza e sei la nostra speranza e noi rilasciamo parole di vita sopra ogni persona, proprio ora, nel nome di Gesù, perché la tua parola è la nostra promessa, promessa di un futuro migliore. Noi ti ringraziamo e voglio benedire ogni persona nel tuo nome. E diamo a te tutti insieme la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen ed amen. Grazie, Dio ti benedica Alleluia, alleluia. e preparati Grazie, per un futuro migliore. grazie Signore, grazie pure a te. Grazie, Pastore Petrone, Signore grazie sempre. Eliseo, Dio ti Grazie. benedica e per te che sei a casa, questa è la medicina. Sì, questa è la medicina e che anche la preghiera ha dato proprio un colpo in testa a quel demone che ti dà fastidio. Adesso ti devi nutrire, devi riempire. Quando qualcosa esce dobbiamo metterci subito un'altra cosa, eh?
ci dobbiamo mettere la lode e la parola di Dio. Gesù dice che Esattamente. alcuni esseri malvagi, questi esseri senza corpo, spirituali, quando vengono cacciati e messi fuori, girano un po' e tornano un'altra volta. Se la trovano vuota, Esattamente. sore, si Esattamente. accomodano un'altra volta. Questi sono in cerca di una casa. E in ogni casa ci sono, e attenzione, non pensare che quelli sono come le mosche, sono dappertutto. Se trovano vuoto, allora che ci dobbiamo mettere dentro? Ci dobbiamo mettere le indicazioni che troviamo nella parola del Signore, la parola di Dio, la lode, la preghiera, ed ecco che non c'è spazio. Quando arrivano, trovano chi combatte per te. Tu ti devi alimentare, devi riempire la casa. Se la lasci vuota, comincia a vagabondare, entra un'altra volta. Il Signore ci dà dei consigli semplici, pratici, utili. Ci fa consulenza perché ci vuole tirar fuori con la sua parola. E questo funziona più di qualsiasi altra ricetta. Molte ricette ti finiscono di rovinare. Questa ricetta invece è quella che piano piano, o in un batter d'occhio, o lentamente ti tira fuori. È come la salvezza. C'è chi viene immediatamente avvolto, come è successo a me, salvato e battezzato nello Spirito Santo nell'arco di qualche minuto, penso, forse anche meno. E c'è chi gradualmente, quello che è importante è venirne fuori. E Dio proprio questo sta facendo, attraverso la sua parola ogni giorno ci dà indicazioni che funzionano. È chiaro, sore, frate, dove ti trovi? Se compri la medicina, leggi la ricetta, la metti sul comodino e non te la prendi, fratello Questo Domenico, che cosa succede? Non è cambia vero. Si nulla, eh? Non cambia nulla. Se prendiamo il Vangelo, lo mettiamo sul comodino e lo teniamo lì e poi che succede? Niente, perché non è un qualcosa che serve per dire ce l'ho pure io, come molti che dicono ho la Bibbia, ho quella di Gerusalemme comodino. Nella biblioteca, insieme a tutti gli altri libri, ce l'ho pure io lì, quella di Gerusalemme, quella la riveduta. No, dobbiamo saperci nutrire. E ringraziamo Dio. Vogliamo ringraziare Dio comunque, non ci vogliamo fermare. Chiudiamo questa sezione perché fra 40 minuti, Dio piacendo, siamo ancora qui con altri. Per ricette continue, perché ognuno ha una malattia un po' diversa dall'altra, ma lo Spirito Santo, per mezzo della parola, fa le ricette e ce li dà personalizzate. Alleluia. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, perché Grazie, essa parola ha il potere di tirarci fuori quando noi la riceviamo come tua parola, quando penetra nella nostra vita, porta la vita soprannaturale nel naturale. Alleluia. E ti ringraziamo tutti insieme, Signore. Amen, amen, amen. E come dico sempre, mettici un bel amen, che vuol dire così sia, vuol dire che tu approvi, e a partire da questo momento metti in pratica quello che hai capito. Se l'hai capito e non lo metti in pratica, che l'hai capito a fare? Giusto? Non mi sbaglio. Noi siamo pratici nel modo di parlare, non abbiamo un linguaggio di Sion come quei linguaggi religiosi, parliamo la lingua quotidiana così, però abbiamo un grande rispetto per ogni principio nella parola del Signore perché crediamo che essa sa purificare la nostra vita come abbiamo ascoltato. Dio ti benedica, grazie fratelli, grazie a te che sei Grazie stata insieme con noi. a te, fratello. E ci Grazie. vediamo, Dio piacendo, fra 40 minuti e continuiamo a lodare e a benedire Dio. Pace tra 40 minuti, Dio piacendo.